una nassa cosiddetta tradizionale, ma tradizionale perché in plastica. Prima le nasse si facevano di giunco. Automaticamente si disintegra da solo, quindi è biodegradabile, mentre quelle fatte in plastica o in ferro rimangono in pesca sempre. Utilizzare materiali biodegradabili e sostenibili è la direzione giusta. Spostare la tipologia di pesca verso specie non interessate dalla pesca artigianale può essere una cosa interessante. Magari abbiamo un tesoro e non lo sfruttiamo dai nostri mari. Devi rispettare il mare. Se tu rispetti il mare ti fa vivere.